Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina da tavola con Silvia. Allora, quest'oggi, come vedete, abbiamo delle cozze già pulite, che ovviamente però ho pulito io, non me le sono fatte pulire perché poi muoiono e bisogna consumarle entro mezz'ora, massimo un'ora. Invece queste qui, comunque uno le tiene, le compra, le tiene in frigo in un panno bagnato e durano anche un paio di giorni. Allora, Come le fai queste farò cozze? la pasta a cozze e pecorino. Buone. Gli ingredienti: abbiamo qui 1 chilo di cozze, abbiamo circa 1,5 etto di pecorino Quello grattugiato, quello buono. buono, certo, Perché sennò quello comprato al non sa di supermercato niente. non rende troppo. Poi abbiamo del peperoncino macinato che non è troppo piccante, ma è molto molto aromatico. Uno spicchio d'aglio, dell'olio buonissimo, come vedete, è quello proprio buono buono, e della pasta. In questo caso ho preso degli elicoidali, che sono una sorta di rigatone. E dir di E gatone. no, perché il rigatone ha le righe dritte, questi hanno le righe Ah. storte, quindi si chiamano elicoidali. Allora, cosa dobbiamo fare? Per prima cosa facciamo un soffrittino con olio, peperoncino e aglio in pentola o in padella, come volete, e andiamo a far aprire le nostre cozze. Quindi ci vediamo a cozze aperte. Domanda che faccio sempre. Sì, È un piatto no, lungo da fare? facilissimo, velocissimo. 10 minuti è pronto. Ammazza. Sì, Quindi, il tempo di cuocere la pasta. tra poco si mangia, quindi. Esattamente. Va bene, ci sto, mi piace. Ok, ci vediamo dopo. Allora, abbiamo messo l'aglio, l'olio, le nostre cozze. Ora le andiamo a coprire con un coperchio di vetro, così io le posso vedere in questo modo qua, fuoco alto per qualche minuto. Aspetto un paio di minuti, poi non appena vedo che cominciano ad aprirsi, metto, che non vi avevo detto prima, un dito di vino bianco buono. Io in questo caso sto usando il pinot grigio. Aspettiamo ancora qualche secondo. Perché così si stanno aprendo, giusto? Esatto, piano piano. Vabbè, aspettiamo che si aprano e poi Ci dopo vediamo a cozze aperte. ci vediamo a cozze aperte. Allora, come vedete si stanno aprendo, io metto il dito di vino bianco. Me ne tengo un pochino da parte. Per quale motivo? Perché qualora avessi poca acqua di cottura, comunque vado Allungarla. ad allungarla un pochino. Sì, esatto, devo sempre assaggiare, bisogna sempre assaggiare, mi raccomando. Continuiamo a cuocerle e ci vediamo a cozze pronte. Allora, si sono aperte. Guardate che Adesso, belle. sì, poi sono belle ciotte, eh. Aspetto qualche minuto, poi le tolgo dalle valve, ne lascio magari un paio per decorazione e poi le andrò ad usare quando la pasta è cotta e vi farò vedere come. Va Ah, bene? tu non le lasci con No, con tutto il no, guscio? no, le tolgo dalle valve e lascio, ripeto, un paio per decorazione e poi dopo farò la pasta. Va bene. Mi raccomando, tenete l'acqua di cottura, non buttatela, ci Non mancherebbe. giocate, guardate questa qui quanto è grossa. Ma ce ne sono certe proprio Sì, cicciottose, eh? belle, belle, Ci buone. vediamo dopo. A dopo. Allora, come vedete, ho tolto tutte le valve, ne ho lasciate solamente tre. Eccole qua, per l'impiattamento. Ora andrò a togliere l'aglio per evitare ai commensali una sgradevole Sorpresa. sorpresa.
e metterò il peperoncino. Tutto questo a fuoco spento? Tutto a fuoco spento. Tutto a fuoco spento. Ecco, un bel cucchiaino da caffè di peperoncino. Non l'ho messo prima per evitare che durante il soffritto dell'aglio si potesse bruciare, ok? Quindi adesso andrò a mettere la pasta, scusami, in acqua salata. E non appena la pasta sarà quasi cotta, quindi la dobbiamo togliere ben al dente, la scoleremo e la metteremo qui a spadellare con le nostre cozze, il sughetto, eccetera, eccetera. Quindi ci vediamo dopo per lo spadellamento. Quello dove si sentono tutti i sapori, odori, profumi. Sì, tu sì, fai sì. Casino con la pentola. Esatto. Parli mentre c'è il casino della pentola. Va bene. Non ho capito. Sto cucinando. Va bene, va bene. Ci vediamo dopo. A dopo. Allora, abbiamo appena scolato la pasta. L'abbiamo scolata bella al dente perché io devo comunque spadellarla e quindi riaccendiamo il fuoco sotto la padella, bello vivo. E adesso si sentono tutti gli odori, i sapori. La andiamo a spadellare. Ora li lancia per aria? No. Non è la quantità giusta per lanciarla per aria. Deve essere di più. Deve essere meno. D'altronde io faccio sempre le ricette per almeno 4 persone e di conseguenza... Allora, dicevo, facciamo... Infatti sto facendo col mestolo di legno per evitare appunto che si graffi. Lasciamo per qualche secondo. E intanto tutti i succhi... si attaccano alla pasta. Esatto. Ora che manca il pecorino, bisogna metterci dentro. Esattamente. Per far la cremina. Perché così sennò ancora troppo liquido. Eh certo, adesso andiamo a mettere il pecorino un po' per volta. Facciamo un paio di manciatine per volta, in maniera che così va a fare la cremina. Ragazzi, mi raccomando, deve essere pecorino buono, perché se no non si sente il sapore. Perché questa pasta è buona se il pecorino è bello forte. È bello forte. Perché una volta l'abbiamo fatta con del pecorino preso così al supermercato, quello nelle buste. No, no. Non era buono. Non era la stessa cosa. Questo è un piatto che noi abbiamo fatto fare per il nostro matrimonio. Sì, è vero. Era uno dei due primi. L'altro è la penultima ricetta che abbiamo messo. I taglioni elastici. Continuiamo a far asciugare il sugo. Vedete già come si sta rapprendendo? Mettiamo altro pecorino. Esageriamo proprio, ce ne vuole parecchio. E poi ce ne vorrà anche un pochino sopra. Tanto questo ce lo regalano gli sponsor. Sì? Sì. Accettiamo gli sponsor? Sì, non lo sapevo. Guarda un po', una novità. Comprate il pecorino di Rino. Ok, la lasciamo per un paio di minuti e ci vediamo a pasta pronta. Ci vediamo a tavola. Esatto. Eccola qui, spadellata e pronta. E adesso ce la andiamo a mangiare. È bellissima. Grazie, molto gentile. Secondo me è anche buona. Beh, voglio sperare che sia anche buona.
è stato un piatto comunque molto veloce. Sì, infatti, basta far aprire le cozze e con poi pulirle. Pochi ingredienti alla fine, perché comunque due, sono, sì, più o meno, principali. Fai tu che con la mano sinistra... Certo, mia... amore, ci mancherebbe altro. Ecco qua. Tanto questo è il tuo, quindi. Questo pecorino è fantastico, veramente, veramente buono. Sono contenta. Signori, buon appetito, iscrivetevi al canale e ci vediamo... Iscrivetevi al canale? Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.